There's never any doubts in my mind because I'm the best in the world. Even though a lot of you don't like to hear it, it's fact. I'm the best. You know what I mean? Sometimes I don't want to believe in myself, but it's the truth. I'm the best. Era diventato un criminale autentico. A 13 anni era già stato arrestato 38 volte. Tutti coloro che lo prendevano in giro per la sua voce e i suoi difetti di pronuncia erano destinati a una brutta fine. Questa rabbia proveniva dal fatto che il ragazzo stava crescendo in uno dei quartieri più pericolosi d'America con una madre alcolizzata e un padre inesistente. Questa rabbia incontrastata l'avrebbe fatto diventare il campione mondiale dei pesi massimi nel pugilato, ma il prezzo da pagare per Mike Tyson tra le sue vicende sarebbe stato altissimo. C'è una teoria che racconta di come tutte le nostre storie vengano decise sin dall'inizio. Veniamo messi nel mondo in una situazione dove possiamo vivere o morire. La storia di Mike Tyson inizia nelle cattive strade dei ghetti di Brooklyn, senza un padre e una madre incapace di crescere un figlio per via delle personali dipendenze. Bullizzato per i suoi vestiti, il modo in cui parlava e per la sua introversa personalità, Tyson trovò molto velocemente il pericolo, se stesso e i suoi letali pugni. Il giovane Mike aveva un'ossessione nell'allevare piccioni, credeva fossero così buoni e docili, al contrario della gente che continuava a schernirlo. Durante una giornata in particolare, un operaio della città decise di fermare il ragazzino e di uccidergli il piccione che stava allevando. È un peccato che quell'uomo non sapeva che quel ragazzino sarebbe diventato uno dei pugili più letali e forti nella storia del suo sport. L'uomo venne lasciato in fin di vita da Mike Tyson, che non aveva nemmeno 12 anni. Raggiungendo l'adolescenza, il ragazzo aveva preso l'abitudine di mettere KO adulti e coetanei che osavano disturbarlo. In quei pugni c'era una rabbia che scaturiva, una precisione letale. Nel tempo iniziò a essere sempre più bersaglio nelle grinfie della legge. A 13 anni aveva frequentato le prigioni più volte che potesse ricordare. Mike Tyson era già un soggetto destinato o predestinato all'ergastolo. Eventualmente furono gli stessi pugni letali che l'avevano condotto in gabbia a liberarlo. Durante uno dei tanti suoi soggiorni in riformatorio, Tyson conobbe il più grande pugile di tutti i tempi, Muhammad Ali. Ali era presente quel giorno per incontrare i giovani carcerati e magari dare loro della motivazione. La carriera di Tyson inizia effettivamente in carcere, nei combattimenti tra detenuti. È lì che il suo talento da picchiatore viene riconosciuto e Tyson venne presentato al leggendario allenatore, Cus D'Amato. Il sopraffino trainer immediatamente riconobbe il diamante grezzo in quel ragazzino pieno di rabbia e rancore, vedendo in lui un futuro campione mondiale. Sarà Cus a diventare una figura paterna per il giovane Mike Tyson, che grazie a lui troverà una strada perduta o mai vista. A 14 anni Mike Tyson pesava 100 kg di soli muscoli ed era un colpitore prodigioso. La madre muore ed Amato adotta il ragazzo portandolo a casa sua. Tyson iniziò a distruggere tutti nei circuiti giovanili. Nessuno alla sua età poteva competere con una dinamo simile repressa di cattiveria e spietata aggressione. Red corner from Catskill, New York, representing region number one, 15-year-old Mike Tyson. Watch this carefully, because Tyson in the blue is a bomber. He's trained by Cus, no other than Cus D'Amato. Oh, and there it's all over. Il suo primo incontro dura 8 secondi e seguiranno 48 vittorie a livello amatoriale, una più devastante dell'altra. Tyson non riesce a qualificarsi per i giochi olimpici del 1984, l'avversario Henry Tillman lo sconfigge due volte ai punti con dei giudizi pienamente in suo favore. Anni dopo, la bestia di Catskill lo distruggerà in soli 4 minuti. Le costrizioni del pugilato olimpico, le modalità di punteggio, le protezioni e le regole, per assurdo, erano come tenere un leone in gabbia per Mike Tyson. Gli allenatori capirono presto che quella belva di Brooklyn, nemmeno diciottenne, aveva bisogno di sfociare nel mondo degli squali, quello della box professionistica.
Tutto era quindi pronto, così presto, per la campagna di distruzione di Mike Tyson nella box che contava davvero. Alto nemmeno 1,80 m, con le sue rapide e repentine oscillazioni, combinate con la capacità di entrare in guardia con dei potenti e precisi jab per distruggere gli avversari con devastanti chirurgici colpi alla testa e al corpo, fecero di Mike Tyson arte da ring. Era velocissimo, quasi impossibile era colpirlo, e non metteva solamente i suoi avversari KO, ma li polverizzava via dalla faccia del pianeta Terra. Mike Tyson era qualcosa di mai visto, sino ad allora, nel mondo del pugilato. I feel I was born to fight because I have no other interest in anything else. Everybody's a fighter in their own right. You're a fighter, I'm a fighter. Everyone that's in this room, even the newspaper men, they're fighters. But everybody don't get up every morning and run. Everybody don't go to the gym every morning. And everybody don't have enough discipline to wait in the locker room for 2 hours or 3 hours, then go in the ring and do what they've been taught all those years in the gym. And so that's what separates a champion. I'm a mediocre fighter. Talent? I don't believe in talent. Well, some people, they have talent. That's, it's good. It helps when you have talent. As long as you have a lot of determination and willpower, that's all you need. And you have to have the will to win. I think I was just born for it. I don't know if it's born to be a champion, but I have that in mind. But I'm at least born to be a fighter. Debutta il 6 marzo 1985, terminando Hector Mercedes in 1 minuto e 47. Trent Singleton soffre la stessa fine in 52 secondi, si prende il suo tempo con Don Halpin giù alla quarta ripresa, ma bastano 39 secondi per mettere giù Ricardo Spain. John Alderson, terzo minuto del secondo round. Larry Sims, secondo minuto del terzo round, 1 minuto per Lorenzo Canady, 39 secondi per mettere giù Michael Johnson, 1,28 Donnie Long, 37 secondi per Robert Cooley, 54 secondi Sterling Benjamin, 1,17 Eddie Richardson, 30 secondi per Conroy Nelson, 1,19 Sammy Scaff, Mark Young 0,50, David Jaco in 2 minuti, Mike Jameson 46 secondi, Jesse Ferguson 1,19, James Steels, Mitch Green in decisione unanime, Reggie Gross 2,36, William Hosier 2,03, 1,23 per Lorenzo Boyd, Marvis Frazier 30 secondi, José Ribalta 1,37, Alfonso Ratcliffe 1,41. Tyson continuò il suo sentiero di conquista, mentre l'opposizione diventava sempre più forte, sempre più difficile. Eppure la facilità di vittoria per colui che nel tempo venne chiamato Iron Mike era sempre comunque la stessa. Era giunto il tempo per un Tyson solo in ventenne, ma incredibilmente imbattuto in tutte le sue contese, di arrivare al punto più alto della sua carriera, sino ad allora il tentativo d'assalto al titolo mondiale dei pesi massimi. Il campione al tempo si chiamava Trevor Berbick, il quale aveva vinto la cintura WBC nel precedente incontro per decisione unanime. Quello che non viene esplicitamente raccontato nell'incontro di Tyson contro Berbick per il titolo in quel di Las Vegas il 22 di novembre del 1986 è un particolare da fiato sospeso, da flashback. Ben 5 anni prima, nel 1981, a dicembre per la precisione, Berbick fu responsabile dell'umiliazione dell'idolo di Mike Tyson, Muhammad Ali, in quello che sarebbe stato il suo ultimo incontro, sofferente dagli iniziali sintomi della malattia di Parkinson. Berbick ne approfittò umiliando Ali e anche sbeffeggiandolo. Tyson era a bordo ring per quel match e non si dimenticò di quei fatti. E quando ebbe la chance di trovarsi davanti allo stesso Berbick, 5 anni dopo, con tutto in palio, azzannò la preda senza esitazione. Quel giorno, nel 1986, a Las Vegas, Mike Tyson trasformò Trevor Berbick in gelatina per diventare il nuovo campione indiscusso WBC. Un colpo devastante nel secondo round atterrò l'oppositore, che drammaticamente tentò di rialzarsi senza successo.
Fu quello l'esempio di vendetta totale, cerchio che si chiude, del fatto che nella vita tutto, davvero tutto, è legato a un filo d'Arianna, forse ancora più complicato di quello che amiamo chiamare destino. Sta di fatto che Mike Tyson, a 20 anni, era il campione mondiale dei pesi massimi nella box, era sul tetto del mondo anche grazie alla sua rabbia, alla sua furia incontrastata, questa rabbia che non smetteva di crescere, perché l'anno precedente il padre adottivo di Iron Mike, allenatore, Custer Amato, era scomparso e quindi Mike non aveva riposto le armi da guerra, anzi era ancora più deluso e arrabbiato verso una vita che gli stava da una parte dando tutto e allo stesso tempo togliendo ciò che era davvero quello che contava. See that in the first 10 seconds, not in the last 10 seconds. And it is over. And Judge Dolby Shirley scores 119-107 for the new WBA WBC heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. Nel 1987 vince i titoli massimi WBA e IBF, diventando campione unificato mondiale indiscusso. Tyson è ufficialmente gloria e questi trionfi lo mandano direttamente verso un match epico contro il campione del mondo lineare, Michael Spinks, che molti consideravano il vero indiscusso leader della box del tempo. Il campione lineare nel pugilato è il vero detentore del titolo mondiale, the man who beat the man who beat the man, ovvero il campione reale oltre le decisioni tecniche delle federazioni. L'incontro opposto a Spinks del 27 di giugno del 1988 è la perfetta descrizione dell'intimidazione infernale messa in scena da Mike Tyson, il quale decide di entrare a dorso nudo, scegliendo come musica un rumore bianco, la serial killer. Bastarono 91 secondi per chiudere l'incontro e anche la carriera dell'avversario, uno dei KO più spietati nella storia del pugilato dei pesi massimi, in quello che veniva considerato un combattimento equo da entrambi i lati. Il campione mondiale Iron Mike Tyson decise quella notte di mostrare la sua più violenta rabbia all'ennesima potenza. Fu la vittoria più distintiva nella carriera di Mike Tyson, che quella notte divenne campione lineare della box dei pesi massimi. Da qui il suo incredibile, preponderante dominio sembrava destinato a continuare, ma divenne però molto chiaro che l'impero di Mike Tyson stava lentamente soffrendo. C'era qualcosa che non andava, c'era un uomo diventato il più grande, ma che dentro soffriva di qualcosa di inspiegabile. C'era evidentemente qualcosa che non andava, c'era un campione mondiale di pugilato diventato tale per rabbia repressa, c'era un essere umano contorto tra le sue debolezze e le sue problematiche, davanti al mondo intero. Il suo matrimonio con Robin Givens, modella americana, si stava sgretolando, Custer D'Amato, manager e padre adottivo, era ormai scomparso da tempo e Tyson decise di cambiare allenatore. Nel 1989 Iron Mike combatté solo due volte, vincendo e rimanendo imbattuto, ma quelle volte erano davvero poche. La stella di Mike Tyson per la fine degli anni 80 era però ancora luminosa, c'era il videogame Mike Tyson's Punch Out che fu un grandissimo successo, c'erano le pubblicità, le interviste, la viralità del suo nome era entrata nella cultura popolare. Durante questo periodo di tempo era probabilmente la più grande celebrità in vita, ma il prezzo da pagare per Mike Tyson tra le sue vicende sarebbe stato altissimo. L'11 di febbraio del 1990 in Giappone, al Tokyo Dome, l'impero di Mike Tyson si troverà davanti a qualcosa di talmente impossibile e impensabile da essere scosso nelle sue fondamenta. Nessuno, eccetto Buster Douglas e pochi dei suoi collaboratori, avevano dato al talentuoso e sottovalutato boxer qualche probabilità. Doveva essere solo un incontro di preparazione per Iron Mike in vista dell'avvenimento che avrebbe definito la box in tutti gli anni 90, in match contro Evander Holyfield. La preparazione nipponica di Mike Tyson fu corredata da eccessi ed esagerazioni. Si allenò solo nelle poche precedenti settimane, anticipando quello che pensava fosse un KO facile. La preparazione di James Douglas, invece, era basata sul dolore.
La moglie l'aveva appena lasciato, la madre si era ammalata ed era scomparsa qualche giorno prima, il giorno dell'incontro stesso. Se da una parte c'è Tyson, che è il demonio, dall'altra c'è Douglas, l'uomo della redenzione. Durante tutta la contesa, un Buster Douglas, che fisicamente era imparagonabile a Tyson, si mise però a boxare come mai aveva fatto in tutta la sua carriera. Douglas mise giù Tyson con delle sopraffine combinazioni nel primo round. Ci vollero diversi altri round per far sì che il pubblico comprendesse cosa stava accadendo in quei momenti. Mike Tyson stava venendo dominato dall'avversario per la prima volta nella carriera professionistica nella box. Iron Mike torna in auge per atterrare l'avversario nell'ottavo round, ma mai nessuno l'aveva visto così tanto in difficoltà, così lontano nelle riprese della sua dominante carriera da professionista. Get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Douglas nel decimo round finì il lavoro con pila impresa. Nel decimo round Mike Tyson era stato esposto per tutto ciò che aveva dentro in realtà. Tolta anche la sua invincibilità, Tyson perse la sua più grande arma, la capacità di intimidire. Durante le riprese, Mike Tyson aveva perso lentamente la sua lucidità fino all'oblio e Douglas provò al mondo che se si riescono a incassare i colpi nella box come nella vita si possono raggiungere vette apparentemente insormontabili. Ma come incassò questo colpo Mike Tyson, la sua prima sconfitta davanti al mondo come pugile professionista? Beh, non come si poteva pensare. Non tornò ad allenarsi, tornò a vincere poco dopo, ma ben presto realizzò che il prezzo da pagare era molto più alto di ciò che pensava nella sua instabile mente. Il suo nome era Desiree Washington, una reginetta di bellezza del Rhode Island. Aveva 18 anni. Mike Tyson la invitò in camera, il resto è buio. Quel buio che non torna più luce, che ti distrugge dentro e che ti fa chiedere perché. Perché diamine un uomo popolare, campione in uno sport, pieno di soldi, perché dovrebbe commettere qualcosa di così disgustoso e penoso? Se c'è qualcuno là fuori che ha compiuto qualcosa di simile, magari scampandola, sappiate che c'è la sentenza prima o poi, e prima o poi arriva la sentenza per tutti. Come ci si può sentire ad andare dall'essere una delle più importanti e popolari celebrità del mondo al tempo a finire nell'oblio meritatamente? Solo Mike Tyson può raccontarcelo. Nei 4 anni di assenza, passati via dalla box, scontati in carcere a pagare tutto e di più di quello che aveva perpetrato e fatto in passato, non imparando sicuramente dalla sua infanzia, non si sa esattamente cosa abbia fatto e forse non lo vogliamo nemmeno sapere. Afternoon. In the last 3 years, I had the chance to reflect on my life and develop my mind, and I will continue my journey to making myself a better person so that I can help others. But I'm here today to make a statement about my future. There's been a lot of speculation about my plan, and here they are. I will fight again, and I look forward to working with them and seeing you soon. May Allah bless you all. Thank you.